Va ora in onda Radio Città Yacht Club. Bello. Molto bello. Con la sigla nuova, sempre figa. Cioè, nel senso, sempre meglio molto bello. Meglio di noi, sicuramente. Esatto. Dove siete? Siete al Golf Club. Vero. Prima o poi Clemente ci chiuderà. Credo oggi sicuro. Come un rubinetto. Dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è. C'è. Yeah. Prima o poi Clemente ci chiuderà. Benvenuti al Golf Club. Esatto. E allora buonasera, sono le 20 e una manciata di 4 minuti. A tutti un ben trovati e sintonizzati su Radio Città Benevento. Da Mario La Monaca con me Alberto Facchi, Luca Pepe. Buonasera, buonasera a tutti. Buon salve a tutti. Ma soprattutto dirlo. Buon salve a tutti. Questa cosa non si può sentire. Dedicato al nostro champagnone. Ma soprattutto il nostro buonasera più grande per Giovanna Megna, che abbiamo in collegamento. Ciao Giovanna. Ciao, buonasera a voi. Come stai? Ciao Giovanna. Ascoltatori, male che ci siete. In che senso? Sei sicura di quello che dici? Siamo proprio con la serata, una risata, insomma. Ah, per, dici tu, per drammatizzare, eh sì, perché diciamo che i problemi sono belli che evidenti. I pagliacci servono sempre. Eh sì, anche a noi, insomma, ci tocca cercare di risollevare un po' il morale. Non so come tu sia riuscita oggi ad affrontare questa giornata senza acqua, mezza giornata, un terzo, non so boh come definirla, ma spero che alla fine tutto si sia risolto per il meglio, Giovanna. Allora, io sono in uno stabile degli anni Ottanta che però ha l'autoclave, quindi... Ah, vabbè, tutte le fortune tu, vedi? Voi radical chic. Quando sarò capo del mondo metterò l'autoclave su tutte le scuole. Senti, noi volevamo farti un regalo in realtà, perché noi ti aspettavamo qui in presenza, ma insomma non sei potuta essere dei nostri perché sicuramente avrai i tuoi impegni e tutto il resto, ma noi ti avevamo preparato una canzone per introdurti. Non so se la prenderai bene. Giovanna Megna, l'acqua si imbroglia di andare a scuola, nessuno ha voglia, meglio stare esatto. a casa e lavarci quando capita. Che dici? Giovanna Megna, la consigliera meravigliosa. Penso proprio però sì. L'hai ciclata dall'ultima volta, eh. No. Che questa fai? È nuova di zecca, eh. Visto che noi abbiamo non la canzone, ma visto che noi non abbiamo un ciufolo da fare, abbiamo deciso di, come dire, bellissima, ragazzi, sono commossa. Impiegare il nostro tempo con questa roba qua. Va bene, Giovanna, andiamo tra un secondo da te, perché prima avremo, ahimè, come sempre, una delle rubriche più ambite della storia dell'umanità, ovvero cosa ha colpito Alberto in questa settimana. E te la sorbisci con noi on air. Che culo. Sì. Vai. Buonasera. Buonasera Radio Cittadine. Ciao. Radio Cittadine. In regia Mario La Monaca, sì, e Luca Pepe, che hanno problemi di incontinenza e mi hanno dato la linea con un minuto di ritardo. Vabbè, capita. Le notizie più importanti della settimana al quarto posto. Taglia di legno. Questa settimana andiamo lunghi. Sì. Lega e Mastella danno il via alla campagna elettorale. È vero. Quarto posto. Al terzo posto, Lapidarium danneggiato appena ultimato. Tutto è rima. Ultimato. Sì, è stato ultimato, ancora non inaugurato, ma già deturpato. Al secondo posto, purtroppo, notizie di cronaca molto brutta. Tredicenne morto, ipotesi miocardite. Esatto, abbiamo sentito la notizia in settimana e ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia. Molto speriamo straziante. Si capisca cosa sia successo. Molto straziante come notizia, ma al primo posto arriva la stangata su food e caffè. Il cappuccino più caro d'Italia si beve a Benevento. E la media è 1,73 euro. Ma quanto cazzo lo fai pagare un cappuccino per la media 1,73? Cioè, ma abbiamo i prezzi più alti, ma non abbiamo l'acqua. Guasto rete idrica, abbiamo... mezza città a secco. Scusa, abbiamo prezzi alti, ma non altissimi, citando chi sei tu, come giusto che sia. Però insomma, questa è la faccenda e ce la teniamo cara. Faremo qualcosa, ma non qualcosissima come è avvenuto nel recente passato. Con Giovanna Megna, come sempre, a parlare un po' dei fatti, non solo di politica, ma anche un po' d'attualità della nostra città, visto che tu sei consigliera in quota civico 22, quindi di opposizione, e per fortuna che ci sei a farla l'opposizione insieme ai tuoi colleghi. Abbiamo visto anche in settimana, c'è stata questa vostra conferenza al comune di Benevento, di tutta l'opposizione, insomma, al consiglio comunale, per parlare del famoso disagio acque, no? Dell'adesione del nostro comune a questo consorzio, corretto?
Sì, in realtà dell'individuazione del gestore unico è una questione estremamente complessa, anzi ti ringrazio per questa opportunità perché è una questione poco pop. Poco radical. Sensibile, però pensate che stiamo parlando di decidere come e chi gestirà la fornitura dell'acqua in tutta la provincia di Benevento, perché questa è la novità, che abbiamo un distretto unico e avremo un gestore unico, ultimi forse in Italia, che andrà a gestire appunto una risorsa che è la più importante, quella dell'acqua, e quindi insomma una questione molto molto delicata che tu hai definito nella gestione come se si stesse da parte del nostro comune, come si stesse dando il patrocinio alla sagra della porchetta, giusto? Sì, sì. Proprio cito dal testo. Anche peggio, perché diciamo il collegio revisore si è pronunciato, no? Spiegaci un po' che è successo. Allora, no, vi dico, dall'inizio questa vicenda è partita subito male, delle clamorosissime ed evidenti violazioni di della normativa in materia, cioè mancavano proprio dei passaggi, ma molto semplici anche per chi un po' mastica e apre un testo unico sulle partecipate. Noi l'abbiamo detto da subito, dal lontano gennaio 2023 ci hanno detto no, fate polemica strumentale, non è vero, per comprenderci le due questioni, diciamo, più evidenti, anche meno tecniche. Si erano dimenticati di fare il business plan prima di decidere che tipo di gestione fare, quindi business plan, valutazioni economico-finanziarie, di sostenibilità. Che se presume uno lo faccia per prima cosa, un come business prima plan. Cosa, invece l'avevano fatta dopo. La normativa prevedeva che ok, si è scelto il modello di gestione, perfetto, lo devi sottoporre a consultazione pubblica. Sembra una cosa un po' criptica. In realtà che devi fare? Devi dire ai cittadini, alle associazioni, a chiunque sia interessato: guarda che voglio fare sta cosa, che dici? Va bene, tu che ne pensi? Hai delle osservazioni rispetto ai documenti che io ti metto in visione? In una parola, aprire un dibattito aperto, franco e democratico su quella che è una delle cose più cruciali e importanti. Noi che abbiamo fatto? Ci siamo subito resi conto, nonostante i pareri positivi dei revisori, che veramente erano insostenibili, abbiamo mandato tutto alla Corte dei Conti, avrebbero dovuto farlo loro, e hanno avuto una bocciatura clamorosa. Guarda un po', verrebbe da dire, che stranamente, sì, infatti. Stranamente. Sono ritornati con la stessa delibera, pensando di aver apparato, non hanno apparato niente. Chiaramente. Alla Corte dei Conti e fa una bocciatura ancora più clamorosa, ancora più sonora, ma qualcuno riteneva che comunque stava tutto a posto e tutto a posto. Noi invece, molto più umilmente, abbiamo detto: guardate, tutto a posto non è, questa sentenza fa pezzi quello che avete fatto e recepisce quello che noi abbiamo sempre detto, e quindi abbiamo fatto una proposta semplice: prendete questa delibera che avete fatto e ritiratela, e aspettiamo di capire che vuole fare questo distretto Sannio Acque, come si chiama, che poi tra l'altro è tutta una commistione anche di cose un po' al limite, cioè nel senso, noi abbiamo votato un referendum dicendo che l'acqua deve essere un bene pubblico, qui invece rientrano anche i privati, comunque il privato all'interno di questo consorzio. Ma guarda, questo referendum è veramente il più grande vulnus della democrazia che abbiamo sulla materia, perché è completamente ignorato, e lo ha ignorato ovviamente anche il distretto Sannita. Come prima cosa si sono seduti, non si sono manco conosciuti perché era la prima seduta, hanno detto: noi dobbiamo fare la società mista pubblico-privata. Così. Per forza. Poi ricordiamo anche che, visto che siamo in tema e tra un po' ne parliamo della mancanza d'acqua in città, la GESESA, che gestisce l'acquedotto cittadino, è già di per sé un ente privato, almeno nella stragrande parte, diciamo, della partecipazione che ha di Acea, no? Stragrande, che è una, ma non stragrandissima. Sì. Sì, c'è la componente anche pubblica. Anche l'alto calore. Pure l'alto calore, l'alto squallore. Tra l'altro volevo salutare gli amici di GESESA, 40 euro di bolletta sto mese, grazie. Ferma, perché l'alto calore in realtà è un po' lo spauracchio con cui ci hanno sempre detto: voi siete fissati con l'acqua pubblica, la totalmente pubblica, vedi l'alto calore. Io vedo pubblica proprio. Vedo anche la città di Napoli, vedo anche altre realtà virtuose che sono andate invece
verso il un altro senso totalmente pubblica, fatta bene. È ovvio che ogni cosa la devi fare bene, non devi diventare... No, ma poi voglio dire, tralasciando gli aspetti, come dire, burocratici, pubblico privato, è un servizio che non è che sia proprio esaltante, almeno dalle nostre parti, visto è un che servizio, è vero, bene. È un servizio, esatto, che dovrebbe essere pubblico e quindi ha un costo proprio irrisorio, si presume. E vabbè, che è successo in questa settimana? Il nostro sindaco, comunque le testate locali, insomma i giornali, hanno comunicato che il 7 maggio non ci sarebbe stata l'acqua, poi hanno ripiegato all'8 maggio e quindi oggi noi siamo stati senza acqua. Il nostro primo cittadino, quello che ha la mania o di inaugurare le cose o di chiuderle, ha deciso di chiudere le scuole per tutta la giornata di oggi e se n'è andato a Cepaloni, anche, dove l'acqua, esatto, invece dove l'acqua c'è a Bizzeffe, anche le scuole dove l'acqua effettivamente c'era, perché ricordiamo che la carenza idrica, l'interruzione a causa dei lavori in zona Faicchio, se non ricordo male, riguardava solo la zona alta della città, quindi diciamo da Piazza Ursini in su, mettiamola così, giusto Giovanna? Sì, guarda, questa è una cosa totalmente incomprensibile. Uno, se ha spostato dal 7 all'8 significa che c'è un margine di scelta. Allora, perché non scegliere dei giorni e degli orari che non impattano sulla chiusura delle scuole? Tipo? Può fare. Perché, domenica, ad esempio... Ad esempio, anticipi di qualche ora in modo tale che per le 8 l'acqua è rientrata, oppure ti dai un margine, dici vabbè, vediamo se tutto va bene, alle 8 si va a scuola. Ma quelli poi ti dicono, però non si possono fare le pulizie perché non c'è l'acqua nelle scuole. Alla chiusura. Questa comunque è l'Italia. Lo sai come funziona, cioè, no, perché... non posso venire se non ho... la scuola, non quando la scuola si apre. La DC c'ha, come dire, subito a portata scuola, di mano. Io ricordo palle di fieno girare però non possiamo. Non c'avevo la carta igienica io nei cessi, a volte neanche i cessi, ma lasciamo stare questa. E l'acqua già non c'era, aprivi e non usciva. E poi tutto succede anche con un'altra polemica, non so se avete seguito, hanno attivato già praticamente il cantiere per il rifacimento della scuola Federico Torre con gli studenti della scuola, cioè proprio a livelli esagerati. Se ti affacci alla finestra ti passa una pintata in faccia. Quello che succede, spieghi perché chiudere le scuole dove c'è l'acqua? Non lo sappiamo. E solidarietà. No, ti dico il ragionamento qual è. Sentiamo, siamo curiosi. Sì. Che vivo nella zona di casa. Avevo sentito chi t'ha vivo. No. Quindi vado a scuola che puzzo, come se nessuno di noi preallertato si fosse fatto un minimo di scorta per lavarsi i denti o le tinozze, sì, le conche. Voglio dire, genitori che al lavoro ci sono andati, chi ha potuto, perché io per esempio sono dovuta rimanere a lavorare a casa perché dovevo stare con mio figlio, ma non fa niente, molti come me, ma chi è andato a lavorare, perché non è che può dire eccolo qua, sì, a lavorare è stato tutto aperto, si sarà lavato, immagino. Guarda, ad esempio, con le salviettine, però. Io proprio facevo l'esempio corretto perché l'ufficio dove lavoro io l'acqua ce l'ha, come ce l'ha la radio, quindi io ho fatto proprio anche a sto giro come l'altra volta, mi sono portato lo spazzolino. Io sono abituato a non lavarmi, quindi non ho avuto problemi. Noi abbiamo lavorato regolarmente. Ma il vero problema lo sai qual è stato? Scarico del bagno. Io pensavo perché... quelli che hanno fatto incazzare Giovanna Megna, cioè quelli che hanno detto perché poi queste le mamme hanno portato i figli a scuola in una casa di tre persone. No, mettiamo, vai tre volte al bagno a fa pipì, non dico tanto l'altra volta mi è capitato mentre facevo il servizio grande, lo tengo, ma queste non sono cose che riguardano i nostri ascoltatori. Più che altro, Giovanna, ti sei come presa fai? Come dire, ti sei attaccata con qualcuno su sta cosa, quelle poi si lamentano. Io non mi attacco più con nessuno, okay. Perché ormai Mario è calma zen. Sì. No, insomma, io proprio zen. Appunto. Però non mi metto a fare discussioni con nessuno perché è assolutamente inutile. Però ti dico veramente che non se ne può più, perché noi abbiamo fatto una battaglia durante il Covid, perché sapevamo benissimo che la chiusura immotivata ad oltranza avrebbe fatto dei danni enormi, e questi danni sono sotto gli occhi di tutti da un punto di vista di dispersione scolastica, di difficoltà non solo di apprendimento, i bambini che non hanno fatto i primi anni di elementare si porteranno per tutta la vita delle difficoltà, non ne parliamo degli adolescenti chiusi in casa solo in Campania, e oggi abbiamo il record per quanto riguarda le richieste di psicologo, e abbiamo ovviamente tutta una serie di problemi educativi. Qualcuno poi mi dice che io sono esagerata, faccio troppe connessioni. Guarda, cioè, è così. La chiusura ad oltranza a Benevento in Campania, che ha superato tutte le chiusure, è completamente immotivata, perché poi alla fine è il TAR che ha fatto aprire scuole, non il buon senso. Certo. Ci
siamo sentiti dire per anni, mamme teleguidate, mamme che volevano parcheggiare i figli, mamme che dovevano fare l'aperitivo. Mamme in mezzo, Il caffè al bar, insomma. Vabbè, diciamo che le nostre orecchie, soprattutto i nostri occhi, hanno letto di tutto. Manco più il caffè si può più a Benevento. Ma con questi prezzi. Infatti, comunque, sì, €1,73 di media se prendi un cappuccino. Vabbè, comunque abbiamo sentito di tutto. Alla fine per l'acqua... noi signori che andiamo tutti i giorni a fare colazione al bar. Esatto, con la brioche. La briochina e il cappuccio. Noi radical chic. Paghiamo in gettoni d'oro. Sì, anche in gettoni di presenza, a quanto pare. Stiamo occupandoci di comune, ma lasciamo perdere, Giovanna. Questa è una bella battuta. Lo so, grazie. Alla fine è arrivata l'acqua con l'auto anticipo rispetto alle previsioni, doveva arrivare intorno alle 10. Sì, è iniziato a piovere verso mezzogiorno. Mo è acqua da tutte le parti, c'è anche l'allerta meteo. Noi scherzando abbiamo scritto: scusa, allerta meteo. L'acqua è tornata poco prima del previsto. A sto punto, se scolle, bimbo da tutta la settimana, non se ne parla più. No? Eh no, perché se le chiudi per tutta la settimana, poi c'è stato pure il tempo di dire. Fatto un piccolo ricordo. Giovanna Megna, tu ci devi tornare qui a trovare in presenza. Però io ho la maglia, è un anno che aspetto questa maglia. Se la vieni a ritirare, noi te la facciamo trovare. Insomma, io so che tu sei una donna impegnata senza acqua e quindi devi vedere un po' come devi fare. Però come la lavi poi? Esatto, come la lavi? Come la lavi? Con l'autoclave. Vabbè, ti dedichiamo la tua canzone e ti salutiamo, Giovanna. Grazie, a presto. Ciao, grazie mille. Ciao. Giovanna Megna, che è stata con noi. Buon salve, resterà nella storia. Oh, abbiamo fatto la canzone a Giovanna Megna. Non è male, eh? No, la consigliera parte che regna. Parte il ginocchio. Parte tutto. Voi non vedete qua sotto, ma... Ma senti che cassa dritta da sagra della porchetta, come dicevamo prima. Va bene, che giro di basso. Girone di basso. Va bene, veniamo un po' ai fatti nostri. Di acqua abbiamo parlato ampiamente, direi anche basta. Avete fatto colazione stamattina? Io ho fatto colazione stamattina. Ho ipotecato un rene. Ho ipotecato un e rene. E poi quando colazione. Sei dovuto andare a evacuare, ma se come hai fatto senza acqua? Non ho potuto fare. Comunque ci avviciniamo alle elezioni. Si sono aperti già i momenti d'oro della campagna elettorale per le europee. Europee, Sgarbi il primo a scendere in battaglia. Mercoledì 15 battaglia. Il suo incontro sarà a Benevento, quindi mi raccomando tutti là. Capra non lo so, non lo voglio sapere, certo. Ma invece la vera campagna elettorale quando parte? Non lo so, e quando cioè, arriva? Cioè di quella lì. Quella che è già partita. Ha preso 4. Quando è già partita. È già andata la stragrandissima. A breve ne parliamo e vediamo anche. Perché da oggi abbiamo la novità. Sempre se non cresce tutto il mondo qua, perché non ci sto capendo niente. Però prima parliamo anche un po' di cultura, perché da Ubic Liberi Tutti si apre il calendario degli eventi di maggio. Il 14 di maggio c'è Grazia Gotti. Mitica. 21 donne all'assemblea. Il 17 venerdì, sempre maggio, c'è Dario Sansone. Conosci Dario Sansone? I Foia? No. Beh, c'è. Con Santo Sud il 19, domenica Foia, Roberto Emanuelli con Ora Amati. Il 22, mercoledì, Maurizio De Giovanni, famosissimo scrittore partenopeo, con Pioggia per i bastardi di Vizzo Falcone. Presenta insomma il suo libro, l'autore. Martedì 21 maggio invece c'è il Vespa Tour, Antonella Cilento, Il Sole Non Bagna Napoli. Il 23 giovedì c'è Atlante, il 24 venerdì c'è Paolo Rumiz. Quindi vi aspettiamo da Ubic, noi ci saremo, ci auguriamo anche voi. Dicevo, abbiamo una novità per questa guardi perplesso, ragazzi, siamo tutti figli del nostro freddo addosso. Lo so. Due punti. C'è anche ovviamente la sigla come sempre. Guarda qua. Abbondanti. Allora, anche voi potete finalmente leggere. Esatto, anche voi che ci seguite sui social, perché ricordiamo che il Golf Club non è solo su Radio Città Benevento in audio, quindi streaming digitale terrestre. Schermo canta. Bravo, in Facebook Live. Prossimamente Radio Città TV. Già c'era, ma potremmo ci potete vedere anche sulla diretta Facebook e perché no, in differita, in podcast, chiamatelo come volete voi, saremo anche su YouTube, quindi sono tutte le puntate e anche in video. Sul canale YouPorn di Alberto Fa. Ci mancherebbe altro, si chiama quindi, assolutamente. E cos'è questo? È il groove di Radio Città, è il groove del Golf Club. Allora
lo show che spacca. Clemente Mastella, sindaco, pubblicava qualche giorno fa il giorno 8 scuole chiuse, spazio punto, L apostrofo da capo, acqua non ci sarà, acqua non ci sarà, acqua con la maiuscola, spazio apostrofo, dalle 21 di sera, mi ha fatto 3 centimetri di pelle d'oca, dalle 21 di sera del 7 alle 10 del giorno 8, una falla nel percorso idrico, spazio punto spazio, la rottura della condotta E apostrofo avvenuta in territorio di Faicchio. Capito? Faicchio le fa ste cose, eh? Non so come... Spacca un sacco. E non è finita qui, perché il nostro Iele Roberto, commento memorabile di un radio cittadino: se l'acqua arriva o se ne va, a scuola non sa va. Niente di male, grande Robby. Applausi per te. Strameritatissimi, fammelo dire. Quella NS maiuscola, ah, è tutto meraviglioso, è quella tutto NS via. Maiuscola, veramente. Però ci sarebbe stato uno spazio punto spazio. Ci sarebbe stato uno spazio punto. Oddio, ne ha messo forse uno in più, non lo so. Ma non... o meglio, punto esclamativo, spazio punto esclamativo. Esatto. A capo, a maiuscola. E poi sempre il nostro sindaco, noi avevamo, come dire, seguito l'onda, scherzando, che c'era stato... Siamo noi, parla di noi. Sì, penso anche di noi. Allora, un noto portale online aveva scritto che in realtà l'interruzione idrica, visto che avevano spostato più volte la data dell'interruzione, non ci sarebbe stata più oggi, ma domani. Allora, bene, noi, scherzando, abbiamo scritto ultimo cambio di data dell'interruzione idrica, ci sarà il 9 di maggio, ma non si sa per quale anno. E subito, diciamo, il sindaco è andato si a leggere. Si è infuocato, come sa fare. E si è incazzato. Confermo chiusura scuole per il giorno 8, spazio punto. Qualche idiota, spazio virgola, che gioca a fare male, spazio virgola, a far male, ha scritto che la data era spostata, spazio punto spazio, ripeto, si chiude il giorno 8, senza punto, anzi, la fretta di pubblicarlo era troppo, non ha rispetto. Noi si scherza, io quando leggo poi guardo sempre la foto profilo, certo, sta lui, sta là pronto a querelarti, a indicarti col ditone, va bene. E perché sei incazzato, però, secondo me, proprio per una notizia che, oltre a quello che abbiamo scritto noi scherzando e quello che possiamo di Sanio qualche Report, idiota siamo noi. Sanio Report si è inventato questa cosa. Sono quelli che stanno sempre avanti, non ne sappiamo più lunga di voi. Vabbè, tornando, noi siamo sempre a reto. Areto popolo. Per inseguire un clickbait. Cosa non si fa? Manco leggo.it. Comunque, perché sei incazzato? Secondo me per questa ragione, l'avevi detto anche tu. Lapidarium vandalizzato, opera senza vigilanza e videosorveglianza, accusa il PD. E allora il PD, e ne abbiamo scritto, e allora il PD non si fa, non vandalizzate niente, anche se è una cagata pazzesca come la corazzata Potemkin, ma fateglielo almeno inaugurare prima, cioè che prima vai là, almeno un taglionastro di... Cioè, così bisogna posticipare la cosa. È bravo. Cioè, lancio un'idea, ma non possiamo fare un'animazione che c'è un nastro che viene tagliato? Perché come no? Potrebbe essere. Il prossimo video tutorial sarà il direttore sarà questo. Allora, diciamo che un altro motivo per il quale il nostro Clemente è un po' incazzato in questa settimana, anzi si è un po' incazzato un bel po', è perché siamo andati a riscavare un meme che riguarda la sua consorte. Aia. Volevo ringraziare Gaetano, che fu anche quello a suggerirci il famoso meme del dado Knorr Star, che era finito su Propaganda Live e tanti successi ci ha fatto beccare, anche le querele. Bene, abbiamo fatto un altro, ma perché pochi soldi, Gaetano ha sottolineato una leggera somiglianza fra la nostra Sandrina e niente po' di meno che una nota annunciatrice Rai, Nicoletta Orsomando. Dimmi tu se non sono due gocce d'acqua, eh? Quindi adesso non solo sarà Sandra Lonardo, detta Sandrina, detta Alessandrina, detta Sandra Mastella, detta Clementina, sarà anche detta Orsomanda, direi così, perché in effetti c'è qualcosa, no? Sì, a primo impatto sono uguali, poi vedi, lei è una bella donna, ma anche io ero un bel figliuolo. No, grande. Sono tutte e due belle donne, e qualcuno però subito ci è andato giù duro con noi dicendo Sandra è più bella, Sandra... Ma anche io ero un bel figliolo. Ma anche noi siamo bei figlioli, però abbiamo ancora la giovinezza dalla nostra parte. Visto anche il nonno lo era. Che poi, dato il governo che abbiamo a livello nazionale, non si può di più gioventù, si dice giovinezza, perché sì, per ovvie ragioni. E tra l'altro Sandra poi ha rovinato quest'idillio con una delle foto peggiori che potesse pubblicare per la campagna elettorale. Quella col suo capopopolo, ovvero con Matteo Renzi.
Matteo Nostro, che è ultimo in lista. È ultimo in lista in Stati Uniti d'Europa, Stati che è Uniti la lista d'Europa, appunto, dove si candida la nostra Sandrina Martel. Indovinate? Non Matteo. Non Matteo. Ma una donna. Una donna. Quale donna? Quella che fa gli annunci. Vabbè, comunque noi abbiamo scritto come didascalia questa foto di Sandra con Renzi, Carla Galè, pigli e porturi, che questa è riferita, credo, direttamente proprio a lui. È una classica secciata. Vabbè, avete visto che adesso potete scrivere Sandra o Sandrina? Dite figo. Potete figo. Scrivere Giorgia, giusto? Invece che Meloni, mo se porta sta cosa. Allora noi vi consigliamo alle prossime elezioni. Ma volendo posso scrivere Mammeta. Pesce! Scrivi pesce. Vai! E basta, non aggiungere altro, solo pesce. Se detto così, scrivi solo. Scrivi solo. Ah, scusatemi, è un lavoratore instancabile. Ci ha sfamati per una vita intera. È una persona di una bontà indescrivibile. È un'icona, un'istituzione, un pilastro della società beneventana, se non sannita italiana. Ma soprattutto, soprattutto ci governerebbe un milione di volte meglio di pesce certi, sindaco. Anche in Europa, certa gente abbiamo visto candidarsi. Quindi, scrivi pesce. Non Benevento è il paese che amo. E qui ho le mie baguette, i miei marsigliesi, i miei panuozzi. Esattamente. Vabbè. Che è successo più? Ah sì, questa pure non è male, perché insomma, non so se avete seguito la vicenda che riguarda la lite tra Lily Gruber e quella che Mentana, quella che ti ho lanciato dall'inizio. Esatto, esatto. Perché che è successo? Dimmi. Mentana ha sforato col TG, non alle 20.46 invece che alle 20.30 è cominciato 8.30, che sarà 8.46 a sto punto. E Lily Gruber, che non è permalosa, ma per neanche, niente. E invece Mentana, che gli ha fatto, sfida. Che gli ha detto? Che belva sei, che gli ha detto Lily. Buonasera, esatto. Questa sera alle 20.46, quindi non alle 8.30, esatto. Abbiamo avuto un po' di incontinenza. Di quelli prima. Di quelli prima. E sta cosa dell'incontinenza, a chi commentare? No, traverso, infatti ieri, perché tutto si è consumato lunedì, ieri alla fine del TG insomma si è sfogato, ha detto che te lo faccio uscire per... lui insomma sapeva, era concordato il ritardo e tutto il resto, e quindi... te prendesi in libreria la Lily Gruber, esatto. Con un libro interessante, come no, ma tra l'altro Mentana ha fatto, capire che se la 7 non prende provvedimenti lui poi se ne andrà, prenderà le sue decisioni e tutto il resto. È bella. Chissà perché al 9? Non lo so, non andrà al 9 perché la notizia di ieri è questa. Ah no? Ultima ora. Attenzione. Ultima ora, Mentana ha detto metraglietta, passa a TV7, presenterà il Bush. Sì. Ce lo vedete? Con il gilet beige. Lo vedete in prima serata a fare incazzare Salzano perché sfora. Ah, che meraviglia. Il gilet. Sì. Gilet. Noi ce lo vediamo già, Chico. Diciamo così. Comunque, gran finale di questa nuova rubrica anche visiva. Ieri è apparso sul Mamozio di Piazza Orsini, insomma, di Via Ennio Goduti, quella struttura oscena di fronte al Duomo, un striscione per invitare una donna a uscire. Eccolo qua. Vuoi uscire con me? Si legge una merda perché la foto è fatta da lontano e tutto il resto, però apprezziamo che questo soggetto, pur di raggiungere l'obiettivo, abbia deciso così di non imbrattare una cosa già oscena di suo, ma di poggiarci sul lenzuolo però, colorato. Cioè, bello. Fai 30, fai 31, almeno stendilo bene. Almeno stendilo bene, cioè... Alberto Fassi. Stendilo bene. Solo su Radio Città. Stendilo bene. Stendila bene. La tela. La tela. Va bene, noi abbiamo finito per oggi. Salutiamo tutti voi che ci avete seguito. Giovanna Megna che è stata in collegamento con noi. Ghost Club è in replica domattina alle 8. E torniamo puntualissimi mercoledì prossimo alle 20.05. Sempre se Clemente non ci chiude, cosa che potrebbe accadere molto presto, credo. E salutiamo anche il nostro Pigi sul divanetto. Grande Pigi. Che lui ci saluta con un buon salve. Quindi possiamo incrementare le probabilità di chiusura di questo programma se ci dichiariamo scuola. Ah, giusto, potrebbe andare bene. Clemente ci chiude un attimo dopo. Ci salutiamo con un pezzo che vogliamo dedicare a chi ha messo quello striscione, nella speranza che riesca a uscire con la sua o il suo partner, non lo sappiamo. È un pezzo di Calcutta, anzi no, scusate, un pezzo di Giorgio Gaber che si chiama Torpedo Blu. Avete presente? Vengo a prenderti Bobby, stasera. Bobby, ciao a tutti e restate su Radio Città, altrimenti finisce male per voi. Buon salve. Buon salve. Buon salve.